questo è la sua posizione. Terzo workshop di Municio Borghesia, chiaramente questa è la prima che è contenuta con te e sono molto felice di essere qui con noi Gabriele Frasca, che sta vedendo anche questo piccolo grande insieme da sopra questo video, l'ho trovato su YouTube con quasi tutte le cose che ho fatto qui, in realtà questo è fatto a San Marcellino e ho fatto sempre il figlio Ludico, un ragazzo, la nostra nuova, la nostra anima. E fu una bellissima, anche dimenticata, la presentazione che si porta a San Marcello di questo libro con una splendida canzone di Gianni Maffei, una bellissima lettura. E anche con le, con, vedete, le, l'arte diretta di ciò che stava dietro, che con il computer disegnavano quelli che sono i programmi del libro. Quindi se avete tempo vi consiglio di andare subito per cercare bene sui tracciali, trovate subito questo. La seconda volta la presentazione facevo un po' di libro, stavo conoscendo, come diceva ora Gianni, e poi uscendo l'intenzione di vedere, stavo uscendo una volta. Vabbè, dico soltanto una cosa importante, a proposito di San Marcellino, a proposito di grande poesia. Come sapete, lunedì prossimo è previsto un incontro, l'ultimo incontro dell'ufficio, poi per motivi diversi questo incontro non si farà più, il motivo principale per cui non si farà più, almeno non in questa primavera, e che alla stessa ora a San Marcellino, questo posto bellissimo che già vale il prezzo del biglietto, tra l'altro gratuito, sarà l'incontro, il primo incontro con Yolanda Insara, questa grande poetessa siciliana, all'interno di un seminario, diciamo, un'iniziativa di, come si chiama, poeta residente, diciamo così, poeta residente Yolanda Insara. Saranno quattro incontri, il primo sarà l'incontro alla presentazione, proprio di Yolanda Insara alla città, gli studenti, le scuole, presentata da Giancarlo Alfano, la formazione del teatro della parola. Quindi noi il prossimo non siamo qui, ma per chi vuole siamo a San Marcellino a accogliere Yolanda Insara, e pensare che avrà altri tre incontri, di cui uno con il seminario che noi siamo parati, come sapete, dato un po' anche l'esperienza dell'ufficio, e poi sono altri incontri. Con Yolanda Insara che traduce i classici il 20 maggio, gruppo serale al Corso di Federico il 21, ma tanto questa locandina presto sarà ovunque, quindi l'importante appunto era segnalare una continuità, cioè noi prima di incontrare il 25 qui il certo non esame, per l'ultimo appuntamento di workshop, da oggi e lunedì prossimo, insomma, magari metteremo su quasi per caso un mittico di attenzione alla poesia, per quanto ora subito dovrò lanciare lo spiegherà oggi Gabriele, che è veramente poligrafo, è presente come romanziere, quindi un grande poeta, l'avete sentito presentare anche parlare di Rosselli qui qualche giorno fa, ma soprattutto oggi è presente come romanziere. Però già dopo lo lanciare. Allora, dunque, mi consento qualche parola introduttiva, più che altro per, diciamo, alleggerire e a breve di quell'informazione minima, anche un po' banale, che si deve dare comunque su un romanzo, più o meno di cosa parla, però non anticiperò nulla su come va a finire, perché questa è una curiosità e i lettori giusto mantengano finché non leggono questo testo. Che attualmente è un po' difficile da trovare, ma adesso sarà di nuovo in commercio, credo, no? Quindi adesso lo devo. Chi ha chiunque avrà questa curiosità, dovrà comprare il volume. Io ce l'ho con questo formato qua, vedete come singola questo oggetto. Ora lo apro, vi faccio vedere cosa ci sta dentro. Dentro ci sono le dispense. Perché io ho comprato questo romanzo come sottoscrittore. Non grande, una cifra, è una cifra. Ho pagato questa cifra, io ho avuto un ordine che non riesco bene a ricostruire. 5 dispense, ogni 2 mesi mi arrivava a casa un pezzo del romanzo. Ed era bello. Era quando, come quando avevo l'abbonamento a Topolino. Allora, sono 15 capitoli, ogni dispensa contiene 3 capitoli.
grande dire come sono disposti questi temi, lo diceva Gian Medina, ma questo romanzo è tutto molto gioventù, non per caso uno dei autori di Gabriele, di Dante, di Beckett, ci sono moltissime geometrie e anche moltissima aritmetica in questo testo. Vedremo se questa cosa ci può. C'è un perché io ci dà di Spence. Questa è una cosa importante su cui credo che Gabriele vorrà dire qualcosa. C'è un modo diverso, no? Di rapportarsi con il lettore. Diciamo, riceve la sua dispensa in quel tempo dopo che l'ha ricevuta, in qualche maniera, non dico che risponde, ma si dispone a una risposta in qualche maniera, questa cosa gli arriva con una battuta intimamente retorica. Cioè, vale a dire, si simula, si accenna, si suggerisce un rapporto dialogico. E anche questo si avvera che sia una cosa importante, un rapporto dialogico, perché Gabriele è uno studioso, ma anche un poeta dei media, poeta nel senso di questo studio, proprio anche una poetica. E la questione con lui è sempre quella della trasmissione. Della trasmissione di un sapere, di un sentimento. Di questo essenzialmente parla questo libro, e la trasmissione avviene sia dentro il libro, che è un tema, o forse il tema importante di questo romanzo, ma è anche quella che significa incessantemente, in qualche maniera, tra l'autore e il lettore. Il lettore è fortemente convocato dall'autore con questi raggi. Qualcosa sulla storia e poi un'ultima cosa sulle soggettività. Allora, la storia, praticamente Gabriele è nato in una città, è molto particolareggiata, cioè, diciamo, ci è precisa veramente più di tante città che esistono. Si chiama Santa Mina ed è la citazione di una città, di un film famoso, che era l'invasione degli ultracorpi di Siria. Questa città è una città italiana, sta sulla costa dell'Adriatico, una città orientale, è una città dove, come se Napoli si rispecchiasse, si deformasse, o forse non è Napoli, certo qualche richiamo c'è. E in questa città inventata sono anche nati tre romanzi, almeno il primo si era molto similare a questa città. Il secondo riguardo si chiama Santa Mina e il terzo è appunto questo. In questa città, in questo romanzo, succede che una donna di regime riesce a costruire, a farsi finanziare a costruire un'enorme discoteca a forma di tronco, cono tronco, che è chiaramente un kitsch dantesco. Sopra ci sono nove piste da ballo, dove la gente balla, e sotto nel cono si sviluppa una verticale di specchi dove le notti praticamente del sabato si pratica un rito collettivo molto complicato da descrivere, a cui la gente paga per partecipare. E questo rito, diciamo, consiste essenzialmente nella crocifissione, cioè nella fissione di una persona che scelto di farlo, una croce, e questa persona poi è costruita per degli schemi dove si proiettano immagini che da pornografiche diventano croci, sono nove file di schermi che scendono giù, sono sempre più croci, finché alla fine questo Cristo viene infisso nel fuoco della caccia. Quindi Cristo diventa Lucifero. È una cosa grandissima. E la storia è strana, questo libro è strano, è mostruoso, è terribile, è straniano. Poi ci sta tutta un'altra storia, pure complicata, c'è una setta,
questo mondo uno che assomiglia al nostro ma non è precisamente il nostro. C'è una setta che vorrebbe distinguere, si chiama i figli, vabbè, e c'è tutto là. Un segmento avventuroso del romanzo da questo punto di vista. E poi c'è questa altra storia che è importantissima assolutamente, che è quella di un Vangelo apocrifo ritrovato, il proprio Vangelo di Giovanni, che poi però forse è il Vangelo di Giuda, e c'è tutto un discorso legato a questo Vangelo, alla neurosia, una serie di conseguenze, di sensi, anche politici, che provengono da quest'altro filo del romanzo. Insomma, il romanzo è complicato, non si può veramente riassumere. Io dato semplicemente per farvi capire lo sfondo e la complessità anche delle peripezie in qualche modo che si intravedono in questo romanzo. Per quello che riguarda il tema nostro, che è la soggettività, noi siamo un piccolo, pauroso gruppo di soggetti che giustamente esprimono la soggettività. E quindi stiamo approfondendo queste cose in relazione ai romanzi, alla teoria ottocentesca, alla pratica ottocentesca della soggettività con le sue tecniche di produzione e di riproduzione dei romanzi. E ci è parso che proporre questo romanzo fosse, avendo la possibilità anche di capire l'autore, quindi fosse un'occasione veramente preziosa, perché il tema della soggettività è estremamente importante in questo romanzo, per tante ragioni che spero che verranno fuori. Ma la cosa essenziale, ancora più importante, cioè, o almeno una cosa pure importante, però ci attira tecnicamente l'analisi, è il fatto che il romanzo sia costruito proprio anche ricorrendo alle formule tradizionali della rifrazione. Voi sapete in che modo, che soprattutto a partire dal secondo ottocento, si è fatto sempre, a partire diciamo almeno da Flaubert, si è fatto poi alla fine quasi canonico dei romanzi, di presentare la soggettività di un personaggio, quello di utilizzare quelle tecniche che va sotto il nome della focalizzazione interna e del discorso di diretto libero. Ma per essere modificato, ma dice di balanzare queste semplici. È stata una funzione delle riste dell'autoprotezione del naturalismo. L'autore scompariva e lasciava gli occhi e la voce e la testa del personaggio a parlare per dire. Quindi con una abilissima, magistrale padronanza di questi mezzi anche canonici, no? Della tradizione letteraria, Gabriele crea cinque soggettività, quello che lui chiama l'inconce di soggettività, cioè l'inconce ma i cinque lumi. E queste cinque soggettività, che sono cinque personaggi, a turno vedono il mondo con loro occhi e lo pensano. Diciamo che per uso a un certo punto la formula delle cinque legate. E la successione dei filtri di queste delle camere è esattamente quella, diciamo, della terzina dantesca. Quindici capitoli abbiamo A, B, A, B, C, B, C, D, C, designato con una lettera fino a una quinta, ognuno dei personaggi. La cosa molto importante, che secondo me è veramente il punto forse più interessante dal punto di vista del nostro gruppo, è che a queste cinque soggettività se ne andrà. Questo libro si aggiunge una sesta che Gabriele chiama il subwoofer ed è la soggettività dell'autore. Ora la soggettività dell'autore è stata esibita, è stata avvista soprattutto nella letteratura di così di Marcos,
ascendenza più diretta, sterniana, perché questo è quello che ha fatto sternamente la società dell'autore, ben vista, vista, quasi un oggetto dell'Inna. Sembrerebbe quindi il contrario della funzione occultante dell'autore e delle soggettività di canale nella tradizione del romanzo naturalista psicologico. E poi così, perché riesce a gestire sei soggettività più farei capire la sua, o almeno io lo so che anche la sua, perché so che molte cose che ci dirà sono anche belle, ma almeno quella sua, che sa di quel suo personaggio autore che viene in questo romanzo. E dato che il personaggio autore si rivolge a noi continuamente, chiaro che ci interpella, no? Attraverso questo libro così sterniamo, sentiamocelo, in effetti noi siamo chiamati a essere giovani, a essere settimo. Per cui la nostra soggettività per certi mesi coinvolta nel gioco delle altre cinque e con quella dell'autore settimo. Insomma, non so se sono riuscito a rendere chiaro qualche punto di partenza che potremmo cioè il nostro discorso basso, la propria. Coglie un dato di fatto strabiliante, cioè capisce
che in realtà quello che si può creare attraverso una comunità di sottoscrittori è una forma di lettura che non soltanto prevede che tanti lettori leggano lo stesso libro, ma attenzione, che lo leggano nella stessa unità di tempo. È chiaro che fare apparire un romanzo in fascicoli significava in qualche modo determinare una comunità di lettura che leggeva contemporaneamente in attesa del fascicolo successivo, anche perché questi fascicoli, soprattutto dopo l'iniziale successo, andavano facilmente esauriti e non sempre venivano ristampati. Quindi il lettore modello era colui il quale, prima ancora che apparissero i fascicoli, aveva già sottoscritto un patto con il suo autore. Sottoscrivere significava pagare in anticipo, pagare prima ancora che giungesse l'opera. I sottoscrittori del Sentimental Journey, del viaggio sentimentale, l'opera per la quale a un certo punto Stern abbandona momentaneamente Christian Schendi, convinto di concludere rapidamente e di tornare poi a Christian Schendi per concludere anche quest'opera, i sottoscrittori del Sentimental Journey vengono delusi dalla morte di Stern. Ricevettero quindi soltanto i primi due fascicoli e pur avendo pagato gli altri due, dovevano stare i quattro fascicoli, ovviamente non li ebbero. Ecco, è un rapporto di reciproca fiducia, ma è anche un rapporto che stabilisce e inevitabilmente crea una sorta di comunità di lettori. Una comunità di lettori vuol dire anche un modo di relazionarsi più diretto con il lettore. Molte delle famosissime apostrofi di Stern, no? Quando Stern si rivolge direttamente al lettore, che sono anche per lo più mediamente spassose, perché più delle volte rimprovera il lettore, semmai soprattutto la povera signora, la povera signora che viene continuamente chiamata in causa perché è abituata a leggere storie facili, fresh adventures, no? Avventure fresche, si distrae continuamente, non riesce a invece della pagina sterniana, e tutte queste apostrofi erano possibili perché in qualche modo Stern conosceva una parte dei suoi lettori. Molte apostrofi infatti sono rivolte direttamente a persone americane, la cara Jenny, che era la donna all'amante, diciamo, non la moglie, ma all'amante di Stern, oppure l'autore Eric, che viene amico da molto tempo per esempio, e che chiama Stern inventa un sistema che sfrutta la potenzialità della stampa periodica, del fatto che la stampa periodica crea un lettore a termine, un lettore che legge in un unico lasso di tempo e crea così la sua piccola comunità di lettori. Forse qualcosa in più, lo stile conversevole, anche quando così dichiaratamente comico di Stern, risente fortemente, questo lo ricordava già Giancarlo Mazzacurati, del mestiere di Stern, che comunque era un reverendo che frequentava da par suo il pulpito. A Stern non parleremo appena i primi due volumi del Tristan Shandy, considerate che Stern prima aveva pubblicato soltanto un'opera che era stata immediatamente distrutta. Era noto per essere un pastore di anime abbastanza soverte, era noto per avere una propensione decisa per il sesso femminile, ma più di questo francamente non si sapeva. Era sempre vissuto in disparte in una piccola diocesi. L'apparizione a Londra, anzi inizialmente in realtà i primi due volumi della Tristan Shandy erano pubblicati a New York, pubblica a proprie spese Stern, e poi incede al Libraio di Londra e li mette sul mercato. E in quel momento l'opera diventa così all'ordine del giorno, ha un successo così clamoroso che come prima cosa Stern pensa bene il successo pubblicando due volumi di sermoni. Vedete come sempre vanno di pari passo in Stern questa sua attività, diciamo, di scrittore, l'attività sul pulpito, dal pulpito. I sermoni sono straordinari, tra l'altro si legge poco, ma sono straordinari, hanno un po'
stesso tenore, sono più seri naturalmente, tendono meno lo scherzo e sono meno licenziosi, ma naturalmente quando leggete i sermoni di Sterne accorgete che la colloquialità dei fascicoli deriva esattamente dalla colloquialità del pubblico, perché non dovete dimenticare che siamo in ambiente anticale e non certo in una chiesa cattolica dove la predica significava soprattutto meravigliare o spaventare il pubblico. Lì bisogna invece parlare direttamente alle anime, e parlare alle anime significa anche avere una grande consapevolezza, la consapevolezza che Sterne dichiara in uno dei suoi sermoni, che non a caso si intitola Our Conversation is in Heaven, la nostra conversazione è nel cielo. Sapete bene quanto è importante il termine conversation per Sterne. Sterne dice sempre che writing, scrivere, significa conversation, significa parlare, ed è esattamente una conversazione che mi tiene con il suo lettore. Ma attenzione, in quel sermone, Our Conversation is in Heaven, conversation traduce il termine greco, politeumata, è un riferimento a San Paolo, politeumata, era esattamente nelle città ellenistico romane, erano quei gruppi etnici che avevano alcuni privilegi e potevano permettersi il lusso di avere una loro associazione, quindi rimanere cittadini romani, ma avere anche un altro statuto. Gli ebrei, per esempio, avevano un politeumata, avevano appunto questo tipo di aggregazione. E il termine politeumata nella Bibbia di Giacomo, nella James Bible, viene tradotto stranamente con conversation, che appunto in inglese voleva dire in quel momento, poi non significa più questo, voleva dire fra le altre cose anche una possibilità di stabilire dei rapporti di solidarietà tra le persone. La conversazione è quindi un modo di essere e di creare una struttura solidale. Vi ho detto tutto questo per farvi capire che il progetto che allineava le dispense, diciamo, degli agenti lanciari era esattamente lo stesso. Era quello di aggirare una situazione che era entrata in scadenza, che non so, non ripeto costantemente, ma vedo che purtroppo io prima davo 10, adesso hanno 5 gli anni di vita che vedo e intravedo ancora la cultura tipografica, così vorrei immaginare. Quello che sta avvenendo a livello di editoria italiana, magari qualcuno di voi si sarà reso conto, cioè che grandi gruppi si congiungano fra di loro per vendersi a un offerente straniero, vuol dire che effettivamente siamo alla frutta, è la fine della frutta tipografica, così non l'abbiamo immaginato. Ed è la fine anche della modalità di diffusione del libro, così come per molto tempo ha avuto ancora effetto in Italia, perlomeno a partire dagli anni '80, da quando l'editoria italiana ha preso decisamente una piega, diciamo così, americana, con un'assenza di numeri americani, perché potete ben immaginare quanto si possa vendere di più pubblicando un'opera in inglese, che il mercato più vasto sia, di quanto invece si possa avere pubblicando un'opera in italiano. L'editoria è sicuramente in fase terminale, così come è stata di natura, e l'idea quindi di pubblicare a dispense, di recuperare, diciamo, questa vecchia modalità compartecipativa, con un vista direi contuitiva, cioè gomito a gomito, diciamo, con il proprio lettore, è anche un modo di pensare, di ragionare quello che poteva essere il destino per la prosa narrativa. Perché vedete, il problema sarà la prosa narrativa. La poesia si salva. La poesia si salva perché non nasce per il libro. E quindi, come non è nata per il libro, così potrà tranquillamente sopravvivere anche alla fine della cultura della carta, diciamo così. La questione maggiore sarà ovviamente la prosa narrativa. Sulla prosa narrativa, credo che veramente nei prossimi anni si vedranno grandi e piccole rivoluzioni. Un tentativo, appunto, di trovare una soluzione è stata quella di uscire a distanza. È ovvio che l'uscita a distanza è data
possibilità di essere collocare con i miei sottoscrittori e applicare ovviamente nei loro confronti e quindi poter usare anche appunto il comico, che io preferisco sempre attrarre, però anche se poi non è detto che le storie finiscono bene, anche se parlano di scene, di situazioni che possono essere anche particolarmente esilaranti. Allora, effettivamente è molto interessante fermarsi qua e far parlare lui. Diciamo che quello che Alberto ha detto, ma che deve farlo intendere, è che alla fine questo tema della solidarietà possibile con il lettore è anche uno dei sensi politici di questa operazione. Poi un'altra cosa, voi dire effettivamente c'è il fatto del comico. Ora, diciamo, una delle cose che davvero fa meglio è inventare queste piccole che però in realtà sono molto verosimili. Non quella della ragazza che fa il cinese che cattura il mare, no. Ma c'è stata quella durata, no. Ma ci sono solo la sua videogioco. Ah, vai, videogioco. Ci sono delle serie di cattura il mare, televisive, molto belle, perché avete inventato, sono molto meglio di quelle che si fanno dalla televisione, si devono le leggere che sono ammazza. Allora, c'è qualche domanda? Ho intravisto Angelo, alzare la mano. No, alzare. Si stava lavando i capelli. Lui è come dire, ha la mano invisibile. Ma... Qui puoi venire qua, c'è un problema ogni qualvolta noi decidiamo di raccontare una storia.
che è una storia, ma inevitabilmente ambientata in un luogo. E i luoghi in Italia sono decisamente connotati, molto più fortemente connotati che in, forse in altre nazioni europee. Sono decisamente connotati e sono connotati fortemente anche linguisticamente. Dovere in qualche modo la vita a un parlato, quale che sia, perché nei dialoghi inevitabilmente il parlato deve prendere il sopravvento. Ogni nostro parlato letterario o è la scelta di una lingua neutra che non sta letteralmente né in cielo né in terra, oppure deve inevitabilmente incontrare le abitudini del parlato, che sono per lo più di italiano popolare regionalizzato. Il che vuole anche dire che un po' inevitabilmente l'Italia diventa un territorio letterario del dove risuonano, dovrebbero risuonare tante lingue diverse e nello stesso tempo risuona anche la necessità però di trovare una lingua nazionale che possa essere leggibile anche altrove, anche negli altri luoghi d'Italia. Per me inventare una città significa uscire un po' dalla questione della città, anche perché io ho avuto il privilegio di essere uno degli scrittori napoletani che è rimasto a Napoli e quindi inevitabilmente non parlo di Napoli. Purtroppo, diciamo, gli scrittori napoletani che non sono rimasti a Napoli continuano a parlare in maniera ossessiva di questa unica città che diventa una specie di omelico che risulta tutto. Allora, a me sentiva una città, mi sentiva in questo caso una città meridionale per vari motivi, spostato sul Adriatico proprio per evitare diciamo, che ci fossero tanto qualcuno diceva in Bari, sono tutti i paesi, sono convinti che vengono già io parte di Bari. Magari che forza. Ah, magari che forza, non proprio sul mare, forza sul mare, quindi c'è cioè, questo problema. Quindi la scelta di San Marino innanzitutto è una scelta divertente, perché ovviamente si tratta di la sua storia, perché c'è serpeggia anche la storia di Santa Maria, si sa qualcosa delle sue origini sannitiche probabilmente, prima ancora che greche, poi si sa qualcosa della sua storia, del suo essere stato principato, addirittura c'è stato anche un regnante della famiglia di Napoleone, sebbene un uccidente freddo di Napoleone, francamente non esiste, ma esiste invece in questo mondo alternativo, sapeva esistito. Cioè si tratta di creare un mondo e di divertirsi a creare questo mondo e poi cercare di riflettere un po' le strutture della nazione in questo mondo. Tanto è vero che poi coloro che vivono a Santa Maria non sono necessariamente degli abitanti di Santa Maria, come ricordato da altre città. La stessa signora che riesce in qualche modo a trovare i fondi per creare questa mega discoteca, che si sa essere soltanto una delle tante mega discoteche progressive che stanno sorgendo in ogni anno d'Italia, è un'idea, appunto, la città centrale, da quest'altra città fantastica che è inventata in precedenza. Secondo me è un modo appunto per sfuggire alla necessità di localizzare un po' che l'Italia rischia sempre di essere una sorta di inno al genere che mi sembra un po' francamente basta, insomma, parliamo un po' di questa nazione così come è venuta. Santa Maria un po' riassume l'intera nazione. È chiaro la citazione dalla rivoluzione degli ultracorpi, firma storica appunto di Don Silva, che tra l'altro deriva da un romanzo di fantascienza, è una citazione che dovrebbe già significare qualcosa, perché a Santa Maria, in questa piccola località di Santa Maria, nel film di Seagal, avviene qualcosa, cioè le persone vengono letteralmente sostituite. Durante la notte, quando dormono, una razza aliena che si dissemina attraverso dei macelli, una razza
chiaramente un significato molto preciso negli anni 50 che viene girato. A metà del 60 mila significa probabilmente dare anche un piccolo segnale di allerta, cioè sta avvenendo qualcosa nell'animo di questi personaggi, sta avvenendo qualcosa nel gruppo che questi personaggi in qualche modo rappresenta. Quanto ai cinque personaggi principali, ce ne sono anche di meno importanti che ne hanno la loro parte, sono cinque storie che si intrecciano e si intrecciano tutte più o meno in questa terribile notte in cui è ambientato il romanzo, ma anche in assenza, perché poi io in qualche modo già non ci sono più, ma sono cinque storie che si sono incrociate, anche se appartengono a personaggi molto diversi tra loro, perché la vita delle persone è sempre fatta un po' a cena dal teatro, no? E ci si incontra non necessariamente fra congiunti o sanguigni e persone che hanno gli stessi interessi e gli stessi scopi. Sono cinque persone molto diverse tra di loro. Si passa da un ragazzino che passa tutta la sua vita a giocare a questo spaventoso videogioco, che poi si vedrà collegato in qualche modo con questi liti che si svolgono tra il venerdì e il sabato a Santa Maria, e poi c'è per esempio un cardinale molto anziano, quasi ottantenne, il cardinale Santa Mina, che ha appunto un problema in relazione a questo testo che crede di avere scoperto nella sua giovinezza quando era stato chiamato a partecipare alla commissione interconfessionale che ha studiato praticamente gli otoli narcotici, ha studiato le testate armate, quindi ha un grande fondo gnostico che è emerso praticamente nella realtà nel 1945. La cosa veramente divertente è che talvolta i romanzi possono un po' preludere a quello che avviene, perché quando io ho cominciato a scrivere questo romanzo ancora non era stata annunciata alla comunità scientifica la scoperta del Vangelo di Giuda, e poi è stato veramente scoperto, no? Anche se è molto diverso il proto-Vangelo di Giovanni di cui si fa riferimento in questo romanzo. In realtà è un Vangelo che ha anche una forma un po' strana, perché è composto soltanto di detti, così come si immagina che il fonte del Vangelo deve essere formato soltanto da una serie di detti di Cristo, così come è per esempio il Vangelo di Tommaso, che è uno dei Vangeli appunto uscito dal fondo Anni, solo che in questo caso insieme accanto al detto attribuito a Cristo, che comincia sempre con "e Gesù disse" due punti, vi è sempre la risposta di un secondo, è sempre la risposta di un "Dimmi Giuda" e "Dimmi Giuda disse" due punti, che ridice la stessa cosa di Cristo in maniera diversa. Ora, il Vangelo di Tommaso ritrovato nella Carmali nel 45 è attribuito a Dimmo Giuda Tommaso. Ora, Dimmo e Tommaso in greco e in aramaico vogliono dire la stessa cosa, gemello, sì, ma era gemello di Giuda, o meglio Tommaso, perché anche Tommaso si chiamava Giuda. E il problema è un problema molto serio, è un problema che viene sviscerato un po' in questo romanzo, perché questo romanzo naturalmente ha a che fare con la radice romana, sostanzialmente, anche se in chiave decisamente poca. Prego. Lorenzo, voglio chiedere un po'. Rispetto a
al mondo reale, no? Cioè, quindi è un'anticipazione veramente di un bambino. Beh, il genere fantascientifico inevitabilmente indaga molto la struttura sociale. Gilles Deleuze, analizzando sostanzialmente il mondo del cinema, traccia una svarissima linea di evoluzione dal naturalismo, attenzione, forse non voglio ricordare che Deleuze aveva una bella passione per Solà, forse più che altri scrittori, dal naturalismo alla scienza. Potrà sembrare quantomeno azzardato se in questa consistenza, per esempio, a livello di Sello Spazio, che è un film di un naturalismo, diciamo così, sostanzialmente sfrenato fino al rallentamento dell'azione, fino alla meticolosa ricostruzione di ogni evento, ma è un film che viene sostanzialmente attribuito alla fantascienza. Devo dire che viene a capitare di vedere un film bellissimo, che vi invito ad andare a vedere, chissà quando sarà a Napoli, che è un film di un regista russo, si intitola Leviathan, e vi assicuro che è un film veramente naturalista, incredibilmente naturalista, addirittura zoliano, per certi versi, perché veramente si sente quasi in natura, cioè si ha quasi la stessa parabola, immaginate un romanzo come La Sommoire, no? Dove c'è la parabola, dice quasi a Dupont, no? Che parte in qualche modo svantaggiata, arriva a una certa altezza, liberandosi di nuovo della bicchia, trovando un altro modo di vivere, trovando anche un'altra pressione, poi ripiomba nell'inferno fino all'assenzio. È esattamente in questo film, che è un film bellissimo sulla Russia di oggi, veramente interessante, sarà perché sia uscito dalla Russia, perché è un film che è veramente angoscioso, ebbene, pure avendo la sua brava parola naturalista, pure occupandosi esattamente dei personaggi che sarebbero piaciuti a Zola, una donna che lavora come operaia siamo in un paese della Russia Baltica, che lavora appunto come operaia in una ditta che sana di pesce, un uomo che lavora come meccanico, che si scontra con il potere, si scontra con questi principati che sono nati. Ebbene, pur essendo quindi un film assolutamente naturalista, ha una pienezza formale, cioè a fronte di questa storia terribile, a fronte di questi casermoni post-sovietici terribili nei quali ha diventato tutto, ha una brillantezza, diciamo, formale, una attenzione non paesaggistica, ma addirittura un'attenzione meticolosa a ogni in ogni sequenza, che è veramente un spettacolare. Ed è un film chiaramente naturalista, anche se poi inevitabilmente richiamato. Allora, è chiaro, la fantascienza serve perché la fantascienza, almeno la fantascienza degli anni 50 in poi, è diventata per lo più l'unica forma letteraria che si è interrogata sulla struttura della società e su quello che sarebbe diventata la società. A un certo punto la fantascienza ha abbandonato la vecchia robotica, tutta quella realtà ferraginosa, diciamo, degli anni precedenti, e si è interrogato soprattutto su che cosa sarebbe stata, diciamo, della società per lo più americana, se prendiamo in esame soprattutto quella americana, negli anni 20, partendo da alcune linee di forza e portando ad essere conseguenze. Da questo punto di vista penso che non c'è discorso sociale che non passi, diciamo così, attraverso la fantascienza, o meglio, la fantaeconomia, perché poi se leggete alcuni autori degli anni 50, 60 e 70 di fantascienza, vi accorgete che lavorano più su quelli che saranno gli sviluppi delle linee economiche, di quanto non pensino a quelli che saranno gli sviluppi che sono gli elettrodomestici. Volevo anche fare una piccola aggiunta, non sulla fantascienza, su un'altra cosa, perché poi Gabriele, quando ha cercato questa geografia fantastica, poi mi sembra che gli scrittori fanno la domanda, dice, no, ma è proprio fare questo marcio così. E
pensato di essere proprio internet, mi dicevano che aveva ricevuto così, ma non andava una cosa essenziale, cioè che Santa Maria, come tutta questa geografia fantastica, è una città duale in cui tutto è due, ci sono due colline, due isole, due santi, due ogni cosa, e tutto questo mondo che chiamiamo mondo uno, perché noi siamo un mondo zero, praticamente dal mondo uno, come Dick faceva il mondo uno, e anche lui la notte, no? Tutto questo mondo uno in cui sta anche Santa Maria, è un mondo dominato da questa dualità, che è il numero di tutto del riflesso nello specchio, del riflesso nello specchio dove c'è appunto il cemento. C'è chi parla e chi replica, sono la stessa persona forse, e dicono la stessa cosa tra il mio e la forma. E uno dei personaggi di questo romanzo, un ragazzino che ha una malattia tremenda, per cui quando si guarda allo specchio vedi proprio come va a cambiare le letteralmente. Di questa storia, di quest'altra geografia, alla fin fine, è un modo per sfalsare il mondo zero in cui viviamo, per farlo diventare un mondo rispecchiato. E questa è una delle implicazioni, perché la figura dello specchio è anche la figura del raffronto tra due lettori, la figura del dire e del rispondere, per certi mesi del traduttore e del tradire, e quindi anche questo è un modo per tornare al tema del passaggio dell'informazione, no? non genetica, del messaggio, per certi mesi attraverso le facce di questo romanzo. Comunque, se non volevo aspettare questo, però non so se il capello vuole replicare questo oppure se c'è qualcuno che vuole fare un intervento. No, volevo aggiungere solo che sì, il passaggio di informazione c'è, avviene anche in questa storia terribile, dove uno dei personaggi viene letteralmente tradito dall'altro. È un tradimento che viene fatto a fin di bene, come spesso avviene nei tradimenti, no? A volte sapete, soprattutto nelle letture degli anni 70, che erano letture un po' che risentivano fortemente dello spirito conciliare, ma anche nelle precedenti che risentivano qualche altra cosa del trauma della guerra, c'è stato un ripensamento anche negli ambienti ideologici della figura di Giuda, anche perché è diciamo Giuda che inizialmente veniva presentato essenzialmente come il traditore, come colui il quale aveva tradito per un interesse, per un vero interesse economico, no? Il famoso venta denari, in realtà viene presentato come un attivista politico. Un attivista politico stanco delle esitazioni del suo maestro e del fatto che il suo maestro sta invecchiando e sta perdendo smalto. È uscito giusto da pochi giorni un romanzo straordinario che è il quinto evangelio di Mario Murillo, che vi esorterei a comprare perché è veramente un grande libro, un libro unico che è apparso nel 75, e in cui appunto anche da parte di uno scrittore credente, la figura di Giuda si muove esattamente in questo modo. Allora anche qui, anche in Santa Maria, c'è una questione che riguarda un maestro e un amico, e la necessità da parte dell'amico di dover tradire il maestro perché la consegna avvenga. Anche se il tradimento, in questo caso il tradimento è un po' telecomandato, perché gli viene proprio richiesto a un certo punto da altre gerarchie, diciamo, di far fuori un uomo che per lui è probabilmente il massimo intellettuale che abbia mai incontrato, ma che probabilmente la vecchiaia sta cominciando a ridurre in un demente che probabilmente sta strapaglando di qualcosa che non ha mai visto e mai incontrato, il famoso testo, il famoso loro Vangelo. Quindi c'è una questione veramente sottile da questo punto di vista, drammatica sostanzialmente per il giovane, che devo dire potete ben immaginare che per riuscire innanzitutto a creare questo protovangelo che viene citato spesso, diciamo, ci sono diversi di questi luoghi che vengono citati,
ho dovuto lavorare moltissimo, soprattutto sulle fonti teologiche, sulla storia della religione, soprattutto sul Vangelo di Giovanni. Ero arrivato ormai a un livello tale di frequentazione della vecchia libreria teologiana, che non c'è più, se è stato sostituito dalle paoline, interessante, che oramai mi travigliano, vale, perché non ho convinti che sono visto gli aliani che acquistavo, che tanto dovevo essere comunque. Ma a un certo punto io ho avuto di nuovo all'uscita del romanzo che i credenti e le genti cattoliche potessero sentirsi in qualche modo offesi, anche se ho trattato l'argomento con molto rispetto. E quindi mandare un segnale da parte dei gesuiti per capire, devo dire che hanno tranquillizzato dicendo che i loro scrittori, i cattolici, scrivono anche peggio di peggio e che quindi era tutto, per loro era tutto a posto, era un discorso. Del resto, non dimenticare che mentre infuriava la polemica all'apparizione del film Angelo e Cani, chiaramente tutte le gerarchie cattoliche insorgevano e chiedevano addirittura che il film venisse ritirato, uscì una recensione stratosferica su Civiltà Cattolica, perché giustamente i gesuiti avevano chiaramente capito che quello era un film, era un romanzo di Borges su libro d'archivio, e quindi era quanto di più cattolico ci fosse, e non certo l'avversario. Quindi spero di non dire qualcosa che mi è già categoricamente sentito, però io mi sono approcciata a questo romanzo molto complesso in verità nel corso dell'ambito del seminario Soggetti, no? E quindi ci sono approcciata grazie alla lettura del suo testo Lettera di amore, questo critico, e del saggio introduttivo che appunto il professore ci ha fornito. E ho tentato una varia interpretazione di questo testo che spero di poterle, cioè che adesso le vorrei esporre. Dunque, prima di tutto io mi sono mossa a partire dal titolo, ossia dai cancelli d'acciaio, e mi sono interrogata, cioè mi ho chiesto che significa, cioè dentro i cancelli o fuori i cancelli, perché la figura è leggermente ambigua. E quindi ho pensato, visto che non è esclusa né la dimensione esterna dei cancelli né quella interna, vuol dire che la prospettiva è quella dei cancelli stessi, e che è un altro tipo assolutamente bidimensionale, duale, che secondo me appunto si riprende tutto il romanzo, infatti anche quello che Maffei stava dicendo, appunto c'è sempre un doppio che ricorre. E allora a questo punto grazie alla lettura dei testi, ho pensato che il procedimento che lei ha probabilmente eseguito nel corso del testo è stato abbastanza simile a quello che Matte Blanco fa con Freud, ossia la ripartizione dell'inconscio freudiano, che appunto Matte Blanco riconduce a due insiemi infiniti, asimmetrico e simmetrico, che appunto contengono la seconda della profondità maggiore in cui appunto ci si addentra, allo stesso modo la sua lettura dell'inferno e del paradiso riprende la trinità cristiana, ma anche la trinità dantesca, riducendola a un doppio, però è un doppio che io ho interpretato con un linguaggio binario computer, come appunto anche il professore stava già accennando, ossia un 0 e un 1 acceso e spento che hanno bisogno l'uno dell'altro per poter esistere. Quindi praticamente l'oggetto e l'oggetto essere, ossia oggetto e soggetto insieme, Cristo si rispecchia in Giuda perché altrimenti non potrebbe saltare il mondo senza Giuda che lo tradisce, Valentino ha bisogno di un alter ego e ogni linguaggio appunto si rispecchia in un altro linguaggio e via dicendo, ma questo è abbastanza chiaro. Però a questo punto ho pensato che questo linguaggio fosse il suo modo per scrivere non tanto un romanzo,
romanzo macchina, ossia un romanzo che si muove come una macchina, ho fatto una vera e propria macchina romanzo, per utilizzare la terminologia inglesiana, perché appunto è una macchina romanzo perché è multimediale, cioè è nata attraverso un social, è nata attraverso il cartaceo, è collegata con le 23 sonore, è plurilinguistica perché ci sono cioè, latino, francese, inglese, ma anche il linguaggio orientale, comunque suoni, poi spesso la voce del personaggio è identificata come brusio. Comunque è molto interessante questo. Però appunto è lo stesso linguaggio, una macchina, è anche una macchina. E infatti, per concludere, a questa funzione macchina io ho fatto il condotto i tre movimenti che lei riporta nel romanzo, spero che mi spetti l'altro, che fare tutto. Cioè c'è il moto circolare, che è quello dei cieli, della discoteca, il moto ascensionale, il moto discensionale, che è quello appunto dei peccatori, e poi però anche il moto combinatorio, che è quello della macchina. Quindi il moto circolare divino, il moto umano, ascensionale, discensionale, invece il moto combinatorio della macchina. E a questo punto, rispetto all'interpretazione, le vorrei chiedere. E la virginità, perché lei fa un riferimento alla virginità molto interessante, in cui appunto parla di virginità come zero, per interpretare, ossia assenza di piacere. Però allo stesso tempo la virginità è anche un uno. E poi le chiedo di spiegare questa frase, perché ci sto pensando da un po', è il diavolo è due che si dice uno, il diavolo è coppia. Che vuol dire? E il numero del diavolo è due. La duplicità è diabolica. La duplicità è ideale. Il due, che è esattamente quello che si trova in natura, cioè meglio, in natura si trova sempre il molteplice, non l'uno. L'uno è un processo di grande astrazione, no? Il due inevitabilmente bilancia, crea esattamente una cosa che viene detta e al contempo contraddetta. Il demonio, il diavolo, non è ovviamente chi si contrappone a Dio, ma chi vi si contrappone come specchio e fa vedere a Dio l'immagine diabolica che ha dentro di sé, sostanzialmente. Credo che insomma alla fine, sì, tutti i personaggi sono duplicati o hanno un loro doppio, a volte addirittura virtuale, no? che si presentano. Ciascuno di loro ha a che fare con una propria fondamentale duplicità, con questa essenza demonica. In un altro romanzo che si trovava appunto il fermo volere, il personaggio si lamentava del fatto che avessimo la destra e una sinistra, sostanzialmente, insomma, che non fossimo unitari, che la duplicità fosse già insita nel nostro corpo. E lo stesso motivo per cui ci muoviamo del fatto che siamo inevitabilmente costretti a essere duplicati, a essere raddoppiati. Certo, nei cancelli d'acciaio sì, equivale sicuramente a posizionarsi esattamente dal punto in cui i cancelli d'acciaio dovrebbero separare questo bubone che è sotto Santa Lina, cioè questa mega discoteca diabolica, apparentemente diabolica, dove si prevede per coloro i quali tutti, appunto, quelli che vanno nella discoteca di Santa Vita pagano qualsiasi cosa, pagano anche per soffrire, e senza questo pagare, nemmeno se si fosse alla vista, non c'è divertimento. Per divertirsi, per godere, bisogna inevitabilmente pagare. Tutti pagano qualcosa, tutti vogliono entrare, tutti vogliono partecipare a questi giochi, convinti che prima o poi troveranno il loro godimento. È un po' quello che la cosa che mi colpì molto quando lessi le 120 giornate di Sodoma, che sono una lettura veramente faticosa, vi assicuro, molto faticosa.
strabilianti per certi versi. Beckett, che a un certo punto fu quasi l'autore di Dorenza Pulpa, il sommo su Bisciume, come diceva la lettera in inglese, per questione di soldi, scriveva a un amico che a leggerlo era rimasto sconvolto e allo stesso tempo incredibilmente attratto. Attratto dalla grande contabilità che è presente nel 120 giornali di Sodoma, tutto viene contabilizzato, e attratto anche da una compartimentazione che lui ricordava chiaramente quella dantesca, era molto, molto Dante, bene, si sentiva a casa sua. Ecco, ora venivo veramente leggendo Cittadinanza di Sodoma, mi sa che è soltanto una piccola parte, se lo scritto tutto il resto è compendiato. Ebbene, voi vi rendete conto a un certo punto di non poterne proprio più, e rimanete soltanto alla superficie della prima parte, non quando succedono le peggio cose, perché le peggio cose per fortuna si sono solo compendiate. Eppure c'è un momento veramente terribile nella lettura del 120 giornali in cui voi vi scoprite in qualche modo guardate il passaggio, perché a un certo punto Sartre si ferma un attimo dopo l'ennesima descrizione di una delle tante passioni, come le chiamava lui, perché chiamavano più passioni, perché chiamavano giustamente passioni, e dice: caro Antonio, lo so che ti stai sconvolgendo, lo so che non ce la fai più, lo so che tutto questo è terribile, ma aspetta, dura un po' di pazienza e ti faccio vedere che riesco ad acchiappare anche la tua passione, e allora ti diverti. Convinto quindi che da qualche parte, insomma, fosse in grado appunto di raggiungere, toccare, no, la depressione giusta. E credo che tutto sommato, quindi, da prendere la posizione dai cancelli d'acciaio, prendere la posizione, l'immagine della prigione di ferro, l'immagine tipicamente gnostica. La fissazione sulla virginità, no? Quel discorso sulla virginità che ne rilevava, è in realtà soltanto una trovata, perché ho dato ad alcuni personaggi una passione per Gregorio di Nissa, che poi diventa Gregorio di Fissa a un certo punto, perché tutti quanti erano sempre questo Gregorio di Nissa. Però lui, tra i tanti saggi di Gregorio di Nissa, c'era uno bellissimo sulla virginità. Virginità che, vi assicuro, era una grande questione nel mondo cristiano dei primi secoli. Per un motivo molto semplice, perché non c'era soltanto, innanzitutto, l'imposizione della virginità, il fatto che il clero dovesse rimanere, diciamo così, vergine, o non dovesse coplare, è stata in qualche modo una decisione che è intervenuta intorno al terzo, quarto secolo. Prima non si poneva questa questione. Chi poneva realmente una questione di verginità erano i gnostici. La verginità degli gnostici era soprattutto l'interdizione alla procreazione, perché procreare significava dare carne al falso demiurgo, dare ancora carne alla morte. Soltanto se tutti avessimo attestato la procreazione, la logatastasi, cioè il ricongiungimento dei cittadini di luce dei nomi, sarebbe avvenuta. Quindi i cristiani si trovavano con due problemi. Da una parte, tutta una tendenza che era prima, era precedente al cristianesimo. Se voi leggete la storia della sessualità di Foucault, vi accorgete che le spinte verso la verginità, cioè verso il non, la non sessualità, sono spinte precedenti e partono addirittura dagli stoici. Quindi non è una invenzione cristiana, anche se poi diventa un'invenzione cristiana. L'uso dei piaceri diventa a un certo punto il sottrarsi ai piaceri. Però, appunto, questo problema, anche per i cristiani è un problema molto serio, divenne ancora più complicato perché dovevano confrontare la loro scelta della verginità, che era una scelta della purezza, per mantenersi comuni per Dio, alla scelta della verginità degli gnostici, che era invece una loro. La verginità di coloro che sono gialli come chi soffre di matero, diceva Gregorio di Nissa, per andare contro gli gnostici. Quindi il tema della verginità è un tema reale, dal momento soprattutto che chi affronta questa questione sono due gesuiti, o meglio, sono due ragazzi che
vivono in un collegio dei gesuiti e si stanno preparando per diventare tali. E quindi a un certo punto si pongono il problema della religiosità. Quindi è su questo che giustamente gioca. Sì, c'è una questione, ma è una questione, se ci pensate, che attraversa un po'. Attraversa un po', beh, diciamo, anche la realtà apostolica. Vedete, negli stessi anni, esattamente negli stessi anni, voi avete Canta impegnato nel pasticciaccio e Nabokov impegnato in Lolita. Sono gli stessi identici anni. E non solo tutti e due hanno questi ruoli di lingua, ma soprattutto tutti e due hanno questi ruoli di generativo. Bisogna cominciare a capire perché le due questioni fondamentali sono appunto ruotano intorno a questi personaggi che possono essere tranquillamente definiti non soltanto Albert che è in maniera esplicita, ma persino Liliana e soprattutto il commendatore Angeloni possono essere definiti dei dissoluti, cioè coloro che non fanno le gambe. E non fanno le rame proprio perché scelgono costantemente un oggetto di desiderio, un oggetto che per forza di cose deve essere intercambiato. Se si amano soltanto i ragazzini non arrivano a parlare sempre, a un certo punto rischiano di solito costituirli. Quindi non si fa le rame. Allora, un po' anche questa è la questione che ho fatto già in linguaggio di acciaio. C'è qualcuno che ha un problema con il. Fai in Iran. Sì. Zigavirtov. Non mi ricordo se ti ho mai fatto questa domanda. E poi se te se non fai mai da solo niente, una fratellessa, tu scrivi saggi, romanzi e poesie. La mia domanda è come fa una forma tua? Poi passa dall'una all'altra. Io ho un'idea, ovviamente, però sono curioso di sapere tu come rispondi a questo tipo di domande. Io poi mi sono accorto in verità, se dovessi adesso attraversare un po' quello che ho fatto nella vita, mi sono accorto che ci sono delle opere che si richiamano sostanzialmente, questo è vero. Sicuramente c'è una connessione molto forte tra il cancello d'acciaio e la lettera che muore, quella penso che sia abbastanza evidente, insomma. Probabilmente c'è una forte connessione tra il cancello d'acciaio e la bottiglia del sito, c'è un poema che appunto è costituito dall'alveare. Quindi probabilmente sì, ci sono delle cose che si intrecciano, io non so come. Mi rendo conto che poi tutto sommato i discorsi tornano, ma perché non è che si può avere la cucina con i fornelli, dove ognuno può cuocere una cosa per tanti suoi, inevitabilmente una persona è una soltanto. Quindi quello che immagazzini come dati casomai per la tua ricerca scientifica, inevitabilmente diventa uno stimolo per. D'altra parte, per quello che riguarda la prosa, io ho sempre proceduto con una documentazione scientifica spaventosa e mi piacciono gli scrittori che fanno così, non gli altri. Io adoro chi si prepara per scrivere un romanzo, chi scrive un romanzo come se fosse un saggio e che quindi deve prima leggere tanta bibliografia. È chiaro che scrivere uno dei miei personaggi è un chirurgo, ma è porca miseria, insomma immaginate che di medicina che ho dovuto leggere per farlo parlare mamma, e soprattutto per farlo pensare come potrebbe pensare un chirurgo. È facile dire ok, inizio a fare il chirurgo e poi lo fai parlare come se fosse un operaio di un'azienda, non è così. Inevitabilmente nel suo mondo qualcosa dei suoi studi avrà sedimentato e quindi se deve avere un monologo interiore o meno credibile, deve stare lì
così come mi sono dovuto documentare sui videogiochi. Allora, mi è stato detto, per fortuna, io poi insegno anche lì a contare, quindi sono costretto a scordarmi la roba qua. Però, diciamo, da una serie di persone che sono diventate esperte, quello che viene chiamato, ormai vengono mai chiamati studi videoludici, che hanno assicurato che il videogioco è formidabile, funziona benissimo, sarebbe uno schianto. E ovviamente per fare tutto ciò, mi sono dovuto immergere i videogiochi. Voglio cominciare innanzitutto a videogiocare, cosa che non avevo mai fatto nella mia vita, a capire che cosa significava quell'esperienza. Ebbene, secondo me le fasi di preparazione di un romanzo sono le cose più gratificanti che ci siano. Sono anche più gratificanti le fasi di preparazione di un saggio, perché in un saggio c'hai comunque una tua linea che hai comunque prefigurato. E io del romanzo, dell'idea che ha sorretto questo romanzo, io ricordo chiaramente la mia idea, ce l'ho ancora ovviamente, in un libro, che tra l'altro è un libro, era un corso fatto da Francis Foucault, che stavo leggendo durante l'estate. A un certo punto c'è un disegno del cielo della luna. Mi sono inventato il sistema di schermi, il colore rovesciato, ho fatto questo schizzo. E quindi là è chiaro che evidentemente ho avuto l'idea di come dovevo procedere questo romanzo. Il resto non lo so se effettivamente era preparato e programmato. Ho molto lavorato, strada facendo, ho continuato a leggere strada facendo, ma francamente quando si scrive un romanzo si perde talvolta la conduzione della narrazione. Non perché i personaggi vengono solo detto, perché la storia vengono solo detto. Improvvisamente ti trovi a descrivere una cosa che non avevi assolutamente immaginato di descrivere, lo fai e in quel momento ce l'hai allo strada. Quindi c'è qualcosa di esaltante, perché appunto la bibliografia, o meglio la costruzione del retroterra necessario per dare vita a questi personaggi, cambia continuamente in corso d'opera, più vai avanti e più sei costretto a leggere cose diverse. E questo io lo trovo gratificante, lo trovo bello, lo trovo pieno di vita. Si finisce mai sostanzialmente, veramente uno potrebbe non finire mai. Ma volevo quest'ultima cosa che ha detto Rebecca, che mi fa pensare che effettivamente io non so, diciamo, se poteva essere un altro mondo, ma effettivamente ci sono dei porti tratti di continuità tra il laboratorio di Rebecca, di questo romanzo, la sua esperienza di questo romanzo, anche il suo entusiasmo, no? Come un'esperienza che si fa e che è imprevedibile, proprio i suoi esiti, si inclinano molto a quello che si è scritto sul romanzo naturalista. Quello che i naturalisti hanno scritto, naturalisti, una percezione larga, diciamo, ma per esempio l'idea di documentarsi su tutto e di trovare in questo gioia, l'idea di fare di un romanzo un ruolo di despecializzazione di sapere, come dice, ma se ci mette l'accentuazione comica, allora vai a occupare per scegliere anche, ovviamente. E l'idea poi di dovessi informare e potessi medesimare, che era quella cosa che Maupassant, dopo lui tanti altri, chiamava per scrivere un romanzo, per scrivere un personaggio, di metterti nella bella cosa, pensare di cosa fossi un macellaio, eccetera, eccetera. Però poi, o chiunque, per esempio, però poi diceva Maupassant, ma alla fine, comunque, sarei in quel parte. Non così cosa potrei se fossi un altro. In realtà, io proverò quello che proverei se stessi in un altro, nei panni di un altro. Cioè, voglio dire, probabilmente uno degli elementi più interessanti di questo ramo della ricerca dei romanzi, tra l'altro, non facendo il fatto che gli scrittori si mettevano in gioco e mettendosi in gioco, mentre venivano idee e trovavano cose, se non mi interesse, in realtà poi conoscevano parte di sé,
volevo chiederti se ti riconosci in questo tipo di caratterizzazione. Sì, sostanzialmente sì, perché poi ovviamente per tenere il mio personaggio bisogna sempre metterci qualcosa di sé. Un tipo, un'abitudine, qualcosa, insomma, è un po' inevitabile. Ho attribuito per esempio a un personaggio di Cancelli d'Acciaio la mia sfegata passione per la voce di un appoggio che si chiama Alfred Denner. Siamo dei personaggi che ho fatto di Alfred Denner, ovviamente. E tutta la competenza che si sfonda, no? In questa passione la mia bene, quindi è chiaro che c'è una parte di me ai personaggi e allo stesso tempo i personaggi probabilmente contribuiscono alla qualità delle esperienze. E però devo aggiungere una cosa, forse fondamentale, perché è chiaro che io ho creato un mondo alternativo, è chiaro che questo mondo alternativo è molto simile al nostro, ci sono molti riferimenti al nostro mondo e ci sono molte cose che sono veramente che vengono dal nostro mondo, ma c'è soprattutto un discorso che per me è forse uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere Cieli d'Acciaio, che è qualcosa che ha a che fare con grande trauma italiano che ci portiamo ancora dietro, che è il genocidio moro. Perché in questo romanzo, per quanto possa sembrare strano, tutto quello che si dice, se ne dice parecchio, soprattutto verso la fine, sull'omicidio moro, purtroppo non è frutto della fantasia, anche quando sembra uno sferato delirio, è tutto incredibilmente vero. E quindi si affronta una questione radicale che ha comunque contrassegnato una svolta nella nostra storia, nella storia della nostra nazione, approfittando appunto del romanzo e del discorso che faceva Gianni, appunto citando la frase della despecializzazione dei linguaggi, che io cito spesso per parlare della forma romanzo. Il romanzo ha come vantaggio proprio questo, che può prendere tante lingue speciali, tanti discorsi specialistici e despecializzarli, cioè offrirli a tutti quanti. Allora io posso parlare tranquillamente appunto di chirurgia, posso parlare tranquillamente di teologia e nello stesso tempo offro, diciamo, tutto questo sapere, che normalmente è un sapere che va avanti a compartimenti stagni. Questa è la cosa terribile. Allora, a proposito del discorso del dubbio, forse mi conviene insomma che ribadisca un po' questo. Quando io ho affrontato il Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, sapete, il Vangelo che viene definito pneumatico, no? Perché è quello più spirituale. E tanto è proprio un Vangelo che non istituisce l'Eucaristia, non c'è l'Eucaristia del Vangelo di Giovanni, c'è la valle di Ligure, in tutt'altra cosa. Ebbene, quando ho studiato il Vangelo di Giovanni, chiaramente l'ho fatto da leggere in greco, come un liceo greco che possiedo, no? Per gli studi classici di cui avevamo fatto ancora all'università. E quindi ho letto un po', cercato di seguire, anche perché voi sapete che questo problema di Vangelo insegno, perché insomma si presuppone che ci sia qualche originale di Santori aramaico, che non è mai stato trovato, sono tutti Vangeli in greco, e parla di un signore che viveva in Palestina e parlava aramaico, nemmeno ebraico, perché l'ebraico non lo capivano più. Quindi è oggi, sapete che soltanto due Vangeli, che portano una battuta di Cristo in aramaico, che è quella sulla croce, e è Zalakrani, no? E basta. È il minimo di presenza di voce, della luce reale di quello che gli studiosi chiamano il Gesù storico. Ora, nel Vangelo di Giovanni, la cosa veramente interessante è proprio nel momento della morte, lì dove appunto Matteo e Marco presentano appunto questa bellissima regia alla Santa Cana, c'era il Gesù di Massa Gius che diceva che in questo Signore si può che era una leggenda risentita l'elenco delle vecchie minarane della madre, Eri, l'anima salvata, bellissimo, straordinario. Però, la questione è che, come sapete, Luca, per esempio, Luca risolve in maniera molto più degna, cioè Gesù dice, ok, adesso lo seguo
che invece Giovanni mi fa morire Cristo con una sola frase, che tra l'altro è abbastanza impressionante, è pensare. È compiuto. Che cosa? È compiuto. Se andate a vedere i commenti al Vangelo di Giovanni, trovate per esempio lo stesso a partire da Sant'Agostino, no? Così che pensare significa semplicemente è compiuto ciò che in Antico Testamento diceva. Cioè, la profezia è compiuta, come se veramente Cristo fosse un Chisciotte e dovesse avere un libro. Fosse pensato, chiamato per rendere vero un libro. È compiuto è una frase strana, singolare, che diventa ancora più inquietante se pensate all'immediata, alla scena successiva, dove dice compiuto Cristo. Giro alla spugna, dice il testo, per di nuovo il capo e usa un'espressione assurda, perché usa il termine paradigmai tornema, consegnare il respiro. E consegna il respiro. Ora, questa espressione paradigmai tornema non è attestata in greco prima del Vangelo di Giovanni. Non c'è, semplicemente non c'è, non esisteva la traduzione consegnare per spina. E potete ben immaginare quanto la cosa possa diventare significativa se considerate che il verbo alla vita mai è il verbo di Giuda. Oggi non è comunità di là, il verbo alla vita mai. Vuol dire consegnare. Consegnare la giustizia. Allora è chiaro che lì qualcosa sta avvenendo, in quello stranissimo feedback che Giovanni ha creato fra il momento in cui Cristo riconosce in Giuda il traditore e nello stesso tempo il momento in cui lui consegna lo spirito, e nel momento si crea uno strano feedback. E su questo feedback occorre ragionare. Occorre ragionare proprio nel senso della dualità che dicevamo prima, che è una dualità sempre sfalsata, attenzione, perché il rispecchiamento non è mai una struttura, diciamo, faccia a faccia. Il rispecchiamento è sempre sfalsato. Quello che avviene in quel momento è effettivamente una consegna in un Cristo che non ha istituito l'Eucaristia, che non ha consegnato a Pietro alcunché. Nel Vangelo di Giovanni la consegna a Pietro avviene soltanto dopo ed è una parte che tutti gli storici delle religioni dicono chiaramente apocrifa e aggiunta, la sequela del discepolo, quando Cristo affida a Pietro, non ha affidato nulla a Pietro, e a chi sta affidando proprio questo. È ovvio che insomma lì abbiamo a che fare con delle una questione più profonda, un gesuita che purtroppo, questo gesuita che ho citato prima, che purtroppo in Italia non è per nulla conosciuto perché non è neanche tradotto, che è Marcel Schuss, lui aveva un'idea molto chiara in proposito, perché lui diceva, guardate, questa è solo questa storia di Vangeli in greco, tutta una bufala, perché questa roba qui, la roba che poi è diventata i vari Vangeli, è tutta roba che passata attraverso la trasmissione orale, attraverso il catechismo, che letteralmente in greco vuol dire ripetizione a eco. I discepoli che seguivano questo rabbi, giusto, chiamano sempre questo rabbi Gesù di Nazareth, non l'abbiamo mai visto perché sarebbe un anacronismo secondo lui, i discepoli di questo rabbi seguivano questo signore che era uno bravissimo nell'improvvisare il Talmud. Il Talmud era la spiegazione in aramaico della Bibbia ebraica. Quindi un grande improvvisatore di Talmud, seguito dai discepoli che apprendevano a eco i suoi gesti e le sue parole. Tutto è un grande mimodramma, tutta una grande messa in scena,
tutto un passaggio di informazione vivente. È una mnemotecnica quella che Jesus trova nei Vangeli, una mnemotecnica aramaica mascherata da una pagina letteraria greca e poi latina. Allora, prego. Una considerazione, due domande se possibile. La prima considerazione è che qui nella biblioteca di Milano, l'ho visto bene, è un padre Gabriele della specie di Enzo Bianchi, il padre Gabriele. Due domande. La prima si rifà alla conclusione del tuo intervento precedente. Qual è il tuo consiglio mai di scrivere romanzi? Esattamente per quelli che ti chiedo. Questa è la ragione per cui Gabriele di scrivere romanzi, li riscrive, li riprende dal Fermo Ieri a Santa Maria, per esempio. E il Gabriele che scrive poesia, no, lo sappia. Cioè il Gabriele che scrive poesia ha una forma fissata, che è quella, non cambia. Mentre invece per i romanzi dobbiamo ragionare per aggiunte, per ampliamenti, per risistemazioni, esattamente per il processo compositivo e non creativo che implica. La seconda domanda. Quanto nel titolo c'è ricordo di un altro, di due immagini? Una è, visto che abbiamo ragionato molto di cinema, I cancelli del cielo di Marco Zunino. Anche lì si tratta di radici del male. E secondo, quando c'è il ricordo della gabbia di cui parla Max Weber, che sarebbe da questo punto di vista simile per tutte le connessioni che ci sono con una immagine, con una figura, quello che noi siamo qui. Sì, magari. Anche perché siamo un po' stati e poi con più ti piace. Adesso passo a farvi quello che ho sentito, perché purtroppo il libro non ho ancora letto. Mi sembra che ci sia qualcosa che per chi ha qualche interesse sulle questioni religiose, anche di storia del cristianesimo, che ci sia in generale oggi una grande rivoluzione del carattere ebraico di Gesù. In questo che ho sentito in questo momento, mi sembra che ci sia una bella si allinea una idea abbastanza diffusa oggi. Mi colpisce moltissimo la questione della ragione di Giovanni, perché in genere noi leggiamo che la spiegazione della mancata il riferimento alle Orestia deriva dal fatto che le comunità giovanee nel primo cristianesimo, primo secolo, ha tratto il Vangelo scritto nel 150, quindi o nel 100, ma sicuramente insomma non da nessuno che si chiama Giovanni, non parli di queste cose perché avevano bisogno di legare, no? In qualche modo i discepoli, comunque gli appartenenti alla comunità, in maniera più forte, più unita, probabilmente per resistere alle persecuzioni, quindi dovessero molto di più questo senso mostrato dalla parte dei libri piuttosto che dalle Eucaristie. Quindi l'idea che in qualche modo l'unità di queste comunità fosse molto più rappresentabile dal fatto che il capo lavasse i libri, si mettesse a livello dell'ultimo arrivato. Quindi mi chiedo queste due cose, sono molto interessanti, soprattutto per questa ricerca della natura ebraica, la valorizzazione della natura ebraica di Gesù. Mi pare di capire che questa riflessione che ha preparato il libro, ci sia anche tanta riflessione sulla concezione del male in generale, che è una questione sulla quale è sempre difficile orientarsi, non per me, è sempre difficile orientarmi, perché mi pare di capire che una concezione ebraica però del male sia in qualche modo sempre una sorta di riduzione, cioè non esca mai da una considerazione nel libro di Giove, che poi è punto di riferimento anche di tutti coloro che scrivono di Auschwitz, si è riflettono su Auschwitz, quindi sul male oggi, non si possa trovare altra strada che dire che se il deportato è quindi l'immagine della sofferenza attuale degli ebrei o comunque della sofferenza della contemporaneità degli ebrei possa essere sempre paragonata a Giove. Ma se nel libro di Giove Satana è sostanzialmente un servo di Dio, non è qualcuno che si contrappone a Dio. Ora, se
quindi cambio qualcosa sul cristianesimo, o il discorso, nonostante tutte le cose che abbiamo detto, resta sostanzialmente questo, quindi il male comunque un rispecchiamento a questo punto del male che deriverebbe però soltanto da chi in qualche modo ha posto il destino sia delle sorti positive e di quelle negative di ciò che ci capita. Allora rispondo prima a questa sì, allora la questione del male è quella che arma lo sviluppo della gnosi, almeno secondo alcune teorie, perché le cose da Dracche non è proprio certo che la gnosi nasca in ambito non cristiano, come inizialmente si pensava, in ambito palestinese, c'era una teoria, ma non cristiana, così come non è nemmeno certo che la gnosi, o secondo invece un'altra che forse sta prendendo poi sopravvento in anni, sia proprio un traniamento del cristianesimo. La questione è una sola. Ovviamente la gnosi risponde alla domanda a cui ogni teodicea si frange, cioè se c'è il male dove è Dio, no? E lei sa benissimo che la gnosi si inventa delle geologie naturalmente complesse per giustificare la presenza del male, e soprattutto che ha come bandiera il fatto che il Dio al quale noi ci riferiamo è falso, è un Dio, è una scimmia di Dio, è un falso Dio. Il vero Dio, quello Scontius, è altrove, è molto più lontano, e noi è con quel Dio che dobbiamo cercare di relazionarci e cercare di sottrarci a una corte, appunto al Dio sbagliato, a chi si crede Dio, perché per alcuni dei gnostici questo Dio si crede veramente. Quindi sì, la questione del male è una questione radicale, una questione che inevitabilmente cancella la presenza del divino, soprattutto a partire dal male per eccellenza. Non è un caso che è l'ossessione di San Paolo, la morte. San Paolo era veramente convinto che il Cristo sarebbe tornato nel giro di pochi anni e avrebbe portato dietro i suoi figli. Il credo, sappiamo benissimo che le lettere di San Paolo sono il primo testo per il Nuovo Testamento, 50-55, dobbiamo arrivare a 70, essendo generosi per Matteo, per Marco, ma nemmeno. Con Giovanni siamo ben oltre 100, probabilmente, insomma, non sappiamo chi l'ha composto. Nel caso della comunità giovannea, lei ha perfettamente ragione, perché c'è uno scontro in atto violentissimo in quel periodo, proprio ad Antiochia, fra le comunità giovannee e Ignazio di Antiochia, che invece era tra i primi a cercare di organizzare il nuovo movimento in maniera leninista, diciamo, con la nascita di quello che viene chiamato giustamente la monarchia episcopale, o episcopato monarchico. Cioè, fatta la struttura del vescovo, una struttura patriarcale e verticistica che doveva tenere fronte naturalmente alle difficoltà che incontravano le linee sette, le perseguitate, eccetera, eccetera. Quindi, da una parte, un'idea comunitaria, quella delle comunità giovannee, e dall'altra parte, invece, l'idea, diciamo, verticistica, leninista per intenderci, da una parte Chiellini, da una parte Trotsky, sostanzialmente, perché è sempre lì quando si fa un'impulsione. Due secondo opzioni, o si crea la gerarchia che deve mantenere viva la rivoluzione, così facendo la uccide, oppure si crea il mito della rivoluzione permanente. Sono le tre uniche possibilità. La terza, che è quella che invece avviene sostanzialmente, è che la rivoluzione fallisce. Quindi diciamo che più o meno siamo, e questo è sostanzialmente il discorso. Il male è il male, e soprattutto appunto torno a ripetere per le generazioni che hanno avuto un contatto più diretto con il male, cioè quelli che hanno ancora sentito il fiato della seconda guerra mondiale, è veramente una questione.
quanto col dubbio, perché lì siamo per fortuna nella vecchia chiesa di Paolo VI, il padre più dubitativo, il papa più dubitativo che si chiama Santo, forse l'unico che è un santo, se non vede dei santi rispetto agli altri che sono tutti delle fratescenze, ma l'unico vero intellettuale che ha tenuto la chiesa in quegli anni è Paolo VI, e non tutti erano convinti che credesse sostanzialmente, perché il dubbio ci sta, la fede è fede, perché per uno ha il dubbio, dovrebbe essere più o meno così, parlo da non credente, ma possa essere preso un appassionato lettore di questi testi, perché capisco che in questi testi il discorso del padre è proprio un discorso radicale che si cerca di affrontare. Giove è un facile modo di risolverlo, che è un po' il grande mito di quella piccola sorella della chiesa bizantina del monaco che per tutto il tempo subisce derivazioni peggio di San Antonio, per intenderci, e che continuamente invoca Cristo e non lo trova mai a fianco, finché quando supera finalmente le tentazioni arriva a Cristo, no? E il monaco gli dice: ma io ti ho invocato per tutto questo tempo, dove eri? E Cristo gli dice: io ero accanto a te, e sono figlio, sostanzialmente. Questa è l'idea giovesca, no? L'idea per cui sì, tu stai dentro il male, e proprio perché stai dentro il male, presenti una specie di chicco di segnale di bene. E questo che ti aiuta, bisogna avere quella fede. Allora, no, volendo io anche dire si cambia tutto, se mi viene la possibilità io intervengo su quelle cose, perché ho un'unica reazione quando tengo le cose, diciamo, in un tempo, è un'ansia profonda, mi fanno sostanzialmente abbastanza schifo, cerco di cambiare per rendermi migliori. Con la poesia mi capita, se mi capita, se mi danno la possibilità di un ulteriore, diciamo, allora ci ragiono, antologica di poesia, di per esempio le poesie che vengono iniziate a fare raccolte, molte sono modificate, hanno subito una reazione. Sì, io credo che, francamente, io sono per le ultime volontà in natura, nel senso che fin quando l'autore è vivo, io credo che debba e possa intervenire su come, anche distruggendola sostanzialmente, come spesso capita. Però è un suo diritto, poi sta a noi preservare, diciamo, redazioni precedenti che ci sembrano, caso di tasse, quello è eclatante, ovviamente, no? Non rispettiamo mai l'ultima volontà dell'autore, nemmeno di Kafka rispettiamo l'ultima volontà dell'autore. Però io credo, insomma, sì, insomma, io sono la possibilità, proprio perché sento che le mie opere non funzionano. Devo essere certo che fossi convinto che ho scritto dei classici. Mi abbellerei, non mi abbello mai. Se ho la possibilità di tornarci, solo ce l'ho. Forse... No, se c'è qualche altra domanda che mi prende il cuore... Ma proprio nel cuore, se mi preme da qualsiasi altra parte. Francesco, mi preme nel cuore. Allora, io parlo non è che sono il presidente, e quindi già io sono più locato, quindi visto che questo sia borghesia, soggetti, allora ho pensato come. E quindi diciamo, le canzoni d'acciaio della mia passione sono messo su due cose. Allora, la prima, allora, quella di cui si chiama il Cook, credo, il compagno d'acciaio, che si fu distribuito insieme a lì, però c'è una scarica, un biglietto che ha circolato. C'è un pezzo bellissimo, no? Che si chiama è la letteratura, che non avevo potuto insieme, comunque è la letteratura, che è una. Che prende di mezzo il problema del rapporto tra letteratura e borghesia. A un certo punto dice addirittura la letteratura non è un problema sociale, ma è la messa in stato, il terzo stato, la messa in stato fantasmatica, perché il Sano Cranio ha fatto che ripetere sempre l'unica classe che ha ritagliato
e le ha osservate le somiglianze. Quindi insomma, in buona sostanza la borghesia, cioè la letteratura non si è se no come fantasma della borghesia. Questa diciamo si è analizzata molto la tesi, dice Taverni, che ha detto anche altre volte, insomma, in modo sempre estremamente forte e provocatore, quindi sembra che questo luogo bisogna dargli modo di dire la sua su questo problema grandissimo. Il secondo, e poi appunto a partire da questo, se appunto la letteratura non è un problema sociale, e allora perché usare la letteratura per cercare una comunità, un popolo che manca, no? È qualcosa di fallimentare, comunitario, oppure produce risultati quindi, quantitativamente più importanti, ma qualitativamente, scuso per lo schematismo, più interessante, più fruibile, diciamo. E questa è la prima cosa. La seconda invece, perché era proprio la distinzione che Gianni io abbiamo ambientato quando finiva dalle forme, questo corso tra soggetti e oggetti. Allora, c'è in realtà non solo qui, ma a partire dalle frequentazioni che chiamano le prefasca, un'attenzione a quel momento in cui l'oggetto il soggetto si aiuta nell'oggetto, un po' occhio del film di Beckett, no? E quindi in questo romanzo, o forse anche comunque, comunque c'è il discorso dell'ultravolgo, no? Che si annulla lo specchio e si mangia, si alla fine è un tutt'uno. Allora, perché questo? Perché questo romanzo mi sembra che sia, non ha molto per varissime estensioni di nostra curata, famosa insomma, che ho fatto scuola tra il tecnomorfo e l'antropomorfo, non ha molto tecnomorfo, per cui si è dato attraverso il modo che già mi ha descritto, appunto circolavo gli MP3, si comprava anche in greco quando Gabriele leggeva, e chiaramente quello che leggeva era attraverso la tecnica, però che la voce quindi fosse la cosa più umana, insomma, la cosa più umana che c'è. Quindi da una parte conosco dall'altro, però sempre, scusa per lo schema, antropomorfo, perché è un romanzo in cui si cerca l'uomo, si è ancora dei ultimi, si ragiona sul Filangelo, insomma, sarà pure una macchina scientifica, però è un luogo in cui si pensa soprattutto. Allora, forse l'unico modo per fare un romanzo antropomorfo oggi è fare un romanzo tecnomorfo? Sostanzialmente sì, non c'è un modo di essere appunto se non attraverso la tecnica. Come specie, insomma, noi siamo gli animali immersi in un mezzo, sostanzialmente, quindi siamo già con il periodo della tecnica, magari bisogna aspettare che magari che la scuola parla, insomma, cioè oggettivamente siamo dentro una tecnica, perché senza il linguaggio come specie non esistiamo, letteralmente non esistiamo. Questo non dico addirittura, lo dice il darwinismo moderno, che in qualche modo ha capito chiaramente che lo specifico dell'uomo non è la cultura, perché la cultura la producono gli altri animali, che non fanno passare l'informazione da una generazione all'altra, ma lo specifico è il linguaggio. È appunto un modo per stoccare l'informazione con delle mani, una macchina, il linguaggio della tecnica, non è una cosa corporea, nessuno di noi ha il linguaggio. Possiamo essere in qualche modo, possiamo ospitare, possiamo essere posseduti dal linguaggio, quindi per me è un esempio di analista sì, tra gli stessi sicuramente. Qual è la mia? La borghesia, è un problema, sì, voi lo sapete come la penso, la letteratura è borghese, punto e basta, tutto il resto è un'altra cosa, non è che insomma vi sto dicendo qualcosa di strano, perché basta seguire lei in una parola. Letteratura è una parola che si afferma nel nostro significato nel XVIII secolo in Inghilterra e poi in Francia. Prima non aveva questo senso, i latini, letteratura, l'alfabeto, la più drammatica. Non esisteva un termine, lo
lo ricordava già Ursus, che si lamentava non poco del fatto che nessuno si interrogasse sui termini che si usano per la letteratura. Non esisteva un termine che raccogliesse tutta la produzione che adesso ne abbiamo, non è mai esistito. E se mai qualcuno provava a utilizzare un termine, l'unico termine era poesia. E basta. Okay? Quindi letteratura sì, effettivamente la letteratura nasce con il sistema letterario. Il sistema letterario è quello che abbiamo descritto, con il Settecento inglese, francese, ed è un sistema legato al copyright che nasce insieme al concetto di letteratura. È chiaro che in epoca come questa mi sembra che la letteratura sia chiusa, perché è chiusa l'esperienza della borghesia. Tra l'altro questa è una cosa che diceva proprio in maniera ripetuta pure sul Toro, che era un filologo romanzo, non era certo un pericoloso intellettuale avanguardista. In quanto filologo romanzo diceva: io ho difficoltà a utilizzare questo concetto di letteratura per quella che si chiama letteratura medievale. Che caro è la letteratura medievale? Non è la letteratura di solito, è altro. È opera locale, diceva. Perché la ricerca è soltanto lo scritto di questa roba. E questa roba invece veniva cantata, veniva detta. Allora sostanzialmente è chiaro che abbiamo delle cose, abbiamo un sistema completamente. La letteratura, così come noi la immaginiamo, con i suoi riti, è un'invenzione del Settecento inglese che poi passa in Francia, dalla Francia in tutto il resto d'Europa. E però anche prima della letteratura c'erano delle grandi narrazioni in prosa. E mi dicevo delle cose. Quindi non è una questione, non è che bisogna creare per forza di cose la connessione letteratura-romanzo. Il romanzo, quello che noi chiamiamo così romanzo, c'è una storia che non è detto che incroci per forza di cose la storia della letteratura e la nascita del romanzo borghese. La narrazione di prosa, diceva Benjamin, ha a che fare, dice essenzialmente, con una consegna di verità. Il narratore è l'uomo di giudizio, dice nel saggio sul narratore, no? E non a caso dice, non so se vi ricordate quel saggio, che è veramente straordinario, che la narrativa è in crisi dal momento in cui nasce il romanzo. Nel momento in cui nasce il romanzo, il narratore, che è un uomo di giudizio, che è un uomo che quindi consegna una verità, non ha più funzione. Ora, ho l'impressione che insomma questa sia la questione sulla quale dovremo un po' ragionare, soprattutto in un momento in cui probabilmente l'arte del narrare comincerà a disertare l'oggetto libro o diventerà un'altra cosa. Io non credo che il trasporto dal libro tipografico al libro digitale lascerà così come sono. Non è possibile. Non è possibile, per forza di cose. Il trasporto verso il digitale cambierà le forme. Cambierà il modo di scrivere i periodi, ma probabilmente cambierà forse anche la ricezione dell'opera. Perché in America stanno stato già sperimentando, quindi abitano da noi il giro di poco, stanno cominciando a sperimentare l'ebook arricchito. Anch'io vuol dire insieme alla voce con l'audiolibro, che diventa tutto uno. La modalità di lettura è completamente diversa. Come la stampa tipografica ha cambiato il modo di narrare in prosa, perché ha dato la possibilità ovviamente di espandere la narrazione. Le narrazioni della cultura orale che esistevano erano narrazioni ovviamente ben limitate, perché bisognava considerare la memoria dell'informazione. Allora, i mezzi, non sto girando per lui, ragazzi, sto girando Vico. Noi qui dovremmo spezzare il pane con un artista Vico. E invece praticamente ci siamo dimenticati di che cavolo ha detto questo signore. I mezzi determinano inevitabilmente ciò che contengono. Noi abbiamo a che fare con degli oggetti.
europeo. E adesso, innanzitutto, dove sta la polizia? Dove si riconosce? Non penso più che Roma, cioè il tentativo disperato, per esempio, delle librerie italiane di seguire i romanzetti semplici sta ancora in questo, nella speranza di intercettare ancora i seguire della borghesia, che dovrebbero ancora in qualche modo festeggiare la loro compattezza e unione attraverso il romanzo. Non è più così, non è più così, non è più così. O quello che noi chiamiamo letteratura si reinventerà, o è destinata a sparire, come la pace di tutti noi che ci viviamo, nel bene e nel male. Diventerà un'altra cosa. Le forme narrative di incendi attuali, come benissimo, non è il film che anche renderà sparire, porca miseria. Sono le serie televisive che hanno la possibilità, tra l'altro, di approfondire i personaggi, come mai in un film ha potuto fare. La narrativa audiovisiva ha trovato nella serie televisiva esattamente la forza di non perdere con la relazione romanzesca. Allora il romanzo se ne esce in un altro modo. Ci sono state delle linee di fuga, le abbiamo ancora a disposizione e non le frequentiamo. Joyce è stata una linea di fuga, Beckett è stata una linea di fuga. Quando Joyce smise a una signorina, davanti alla signorina che aveva chiesto di leggere qualche pagina del fine della sua vita, no? Quando Joyce smise di leggere, la signorina disse: ma non è letteratura. E Joyce rispose: lo era. Grazie a tutti.